Orrore e sgomento per l'ennesima tragedia annunciata consumata dal Benga nel ponente savonese sotto gli occhi della figlia minore che ha dato l'allarme. Mohamed Aziz El Multassir, marocchino separato da 5 mesi da Loredana Colucci, riuscito ad entrare in casa, ha coltellato mortalmente l'ex coniuge, che presumibilmente in un estremo tentativo di difesa ha colpito a sua volta il suo aggressore. Buongiorno. Cosa ci può dire? Non possiamo rilasciare dichiarazioni. Ci sono 2 morti, c'è un uomo e una donna, coniugi, che sono morti. Non possiamo rilasciare altre dichiarazioni perché ci sono accertamenti in corso. La dinamica l'avete capito? Sono morti a coltellate entrambi. Non vi posso... che la donna si sia difesa? Questo non lo posso dire. Scusate, ma devo andare a lavorare. Resta comunque da chiarire la dinamica dei fatti, che da prima aveva fatto ipotizzare un omicidio-suicidio dell'uomo. Di certo è che dopo essere stata minacciata e aggredita dall'ex marito, arrestato e denunciato per stalking, Loredana viveva da tempo nel terrore, tanto da dover essere accompagnata da amici e colleghi di lavoro, testimoni della violenza dell'ex coniuge. Era scortata fino a casa, fino a ieri, l'altro ieri, l'ha accompagnata a casa. È incredibile, dobbiamo ancora connettere e capire, veramente. La perseguitava, tutti i giorni erano denunce, lo Stato cosa fa? Dobbiamo denunciare e poi le tragedie succedono lo stesso. Cosa denunciamo? È solo una presa in giro. Denunce sotto denunce, il magistrato voleva ulteriori prove, questa è l'ultima prova che ha avuto, che è questa. Dovevano ammazzare la figlia per poter capire il dolore che si prova. Tutti i giorni chiedeva aiuto, tutti i giorni andava in caserma, denunce su denunce, signor dovete denunciare, tutti i giorni. Non era un giorno che non andava a deposinare un'altra denuncia. Ulteriori prove, il magistrato, ulteriori prove. Questa l'ultima prova l'abbiamo avuta ieri. Era una donna che era già stata minacciata, aveva denunciato per stalking e questo è il finale. Un uomo ha fatto 3 mesi di galera per tentato omicidio, ora è uscito. E alla fine l'ha uccisa. Non siamo difesi nel nostro paese, è una vergogna perché cerchiamo di aiutare tutti e riceviamo questo in cambio e nessuno fa niente, assolutamente niente. Che dovevano starci più attento, nel senso che era già successo che aveva tentato di fargli del male, io cosa ne posso dire? No? Mi dispiace perché conoscevo lei che andava a fare la spesa lì ogni tanto dove lavorava sta ragazza. Ed era già successo che lui qualche volta ha tentato di aggredirla. Basta, cosa le devo dire? Speriamo che si muove qualcosa per altre donne come mia figlia, che non è morta inutilmente. Che speriamo, ma non credo. La legge è sempre quella.